leggerezza e non si può, e non può essere altrimenti, visto che il nostro ospite di oggi è Andrea Bergamo. Buongiorno e Buongiorno, benvenuto. buongiorno. Conosciuto in questo territorio come El Canaia. Sì. Faccio sempre fatica a dire qual è la tua professione: canti, balli, scrivi, insomma, tutto all'insegna dell'identità del Veneto. E adesso sei qui per presentare quello che dici sarà il tormentone dell'estate. Niente tormentoni italiani, niente tormentoni di musiche straniere, ma un tormentone in puro dialetto? In pura lingua veneta. In pura lingua E veneta. tra l'altro stavo pensando che giusto 3 anni fa avevo lanciato il Zoga Zoga, se ti ricordi, Sì, ti ha proprio portato quella. fortuna? Esatto, sì, mi ha portato molta fortuna. Senti, sentiamo un attimo, adesso David dalla regia ci farà sentire un pezzettino di questo tormentone che dovrebbe alleggerire la nostra estate, che non è iniziata benissimo da queste È iniziata con parti, energia, diciamo. con una esplosione. Esatto. Vediamo e sentiamo. Finalmente, il biotech casa nostra, si pronti, via! Mino somiga sudamericano, né coreano e neanche un indiano. Tu ti lascerai l'informazione, che adesso se vai a il tormento. Uno, due, tre, quattro. Il tormento, il tormento, ti fai ti salti e ti canti sta canzone. Sorridi, è il tormentone dove vuoi arrivare. Innanzitutto, diciamo, facciamo una sintesi per chi non ti conoscesse, no? Tu sei un artista, cosa sai? Scrivi poesie, canti, balli, suoni. Qual è la finalità di El Canaia, il tuo nome d'arte? La finalità è il divertimento, ok? Il divertimento mixato all'identità culturale che ho man mano che mi sono addentrato in questa, in questo mio ambito, in questa mia caratteristica, sto scoprendo sempre più ricca e sempre più attuale e bella da proporre alle persone, con un tono scherzoso che però va a parlare anche di cose abbastanza serie. Questo tormentone dove lo potremmo ascoltare? No? Perché per diventare un tormentone, insomma, avrai studiato i canali di distribuzione. Beh, i canali di distribuzione sono quelli classici e ci sarà un contest anche che verrà promosso presso gli stabilimenti balneari, le varie associazioni di balli di gruppo, in maniera tale che ci sia questa proposta nostrana che va a contrapporsi a quello che è stata un'invasione durante tutti questi anni di proposte provenienti dall'estero. Un ballo gioco è un po' anche la cifra del tuo stile, si canta, si balla e si sorride anche con l'ironia, no? Infatti sì. La musica è un po' tra il rap di pittura fresca, mi verrebbe da pensare. Tra il rap, il folk, mezzo rock, pop, c'è un purpurì di generi che si vanno a fondere a seconda tra l'altro della situazione, in questo caso molto dance per appunto controbattere. Scrivi tu testi e musica? Scrivo io testo e musica, sì. Sono tutta roba mia, magari con l'ispirazione da parte di qualcuno. In questo caso l'origine è abbastanza seria, perché trae origine da una situazione dell'anno scorso dove avevo fatto una canzone di protesta chiamata Bunga Bongo, che rispecchiava un po' qual era la situazione drammatica del periodo. E mi hanno detto: bel pezzo, però abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia un po' di leggerezza. E così è nato il tormentone in questo ambito. Ma non finisce qui, perché ne stai studiando un'altra, ci vuoi anche coinvolgere. Vogliamo fare qualche anticipazione?
partecipazione di questa sorpresa? Vorrei coinvolgere, nel senso che alla fine di questo contest mi piacerebbe poter premiare le persone che hanno fatto la miglior coreografia con una produzione video. Beh, lo possiamo fare a settembre, se non sbaglio. Certamente, perché adesso ci sarà il casting. Esatto. E chi volesse mandare un video cosa deve fare? Mi manda il video al canaia@gmail.com e di là di là valuteremo tutte le prestazioni. Va bene, poi ci sarà anche un giudizio da parte nostra. Certamente. Per cui faremo, visto che si parla tanto di controllare i controllori e controllati, cerchiamo di fare un controllo su questo gioco spiritoso che alleggerisce l'estate. Ringrazio Andrea Bergamo, il Canaia e il Tormenton, che speriamo di ascoltare e ballare nelle spiagge. Ringrazio voi per essere stati con noi anche in questa edizione. Torniamo alle 17:50. Grazie e buon pomeriggio.